Un esperto reale ha affermato che la monarchia sembra un po' logora, poiché rimangono dubbi sulla partecipazione del principe Ferry e del principe Andrew. Re Carlo si trova in una posizione impossibile con il principe Ferry e il principe Andrew, che minacciano di insudiciare l'incoronazione se parteciperanno alla storica cerimonia, ha affermato un esperto reale. Nigel Cawthorn, autore di Prince Andrew, Maxwell and the Palace, ha detto che la monarchia sembra un po' logora. Secondo quanto riferito, allo staff di Buckingham Palace è stato detto di pianificare la partecipazione del duca e della duchessa di Sussex all'incoronazione del re, ma ciò deve ancora essere confermato pubblicamente. Meghan, duchessa di Sussex e il principe Ferry, che hanno iniziato a usare i titoli di principe e principessa per i loro figli in un allineamento con il palazzo sulla questione, devono ancora confermare se parteciperanno alla cerimonia del 6 maggio. Ci sono anche dubbi sul ruolo che il principe Andrea può svolgere all'incoronazione, dato che non è più un membro attivo della famiglia reale. Arriva dopo che il duca di York ha risolto una causa civile negli Stati Uniti con Virginia Giuffre, che aveva accusato Andrew di aver abusato sessualmente quando era un adolescente. Andrew ha ripetutamente negato l'accusa e non ha ammesso alcun illecito nella risoluzione del caso. Ma il caso giudiziario, le accuse di Ferry e Meghan contro la famiglia reale nella loro serie Netflix e il libro di memorie del duca di Sussex, Spare, hanno messo il re in una posizione difficile in relazione all'incoronazione. Il signor Cawthorn ha detto: c'è una battaglia reale in corso qui. È colpo su colpo, certamente tat. Con l'impeccabile regina scomparsa, la monarchia sembra un po' logora. Charles è in una posizione impossibile. Se Andrew o Ferry, o entrambi, si presentano, insozzeranno l'incoronazione e gli toglieranno i riflettori. La loro assenza attirerà ugualmente i titoli dei giornali e ridurrà il significato della cerimonia.